Continuiamo a salire nel nostro sviluppo della produzione andando su con la gamma di frequenze e addentriamoci in questo video nel magico mondo dei synth. Anche in questo caso evito di ripetere quelle sono le caratteristiche comuni di tutti gli strumenti presi in considerazione, ovvero che non fa differenza in questa fase tra usare strumenti analogici o plugin virtuali o strumenti digitali. Cerchiamo di scegliere quei 3-4 elementi da usare comunemente per evitare di perdere dei riferimenti e di non sapere come orientarsi. E questo vale per tutti gli elementi. A maggior ragione per quanto riguarda i synth, perché il campo è veramente molto vasto e soprattutto le alternative sono infinite e non c'è qualcosa che veramente bisogna fare per forza in ogni caso. Il basso è uno ed è uno solo, la cassa è una ed è una sola, i synth ce ne puoi mettere decine e decine. Allora è bene essere noi a cercare di limitare il campo. E in questa fase presentiamo quelli che sono i tipi più comuni di synth, senza stare a distinguere troppo tra gli strumenti e le funzioni, ma cercando con cui puoi orientarsi. Innanzitutto si può utilizzare un piano, che può essere naturale o elettrico, quindi piano più tipo un Rhodes oppure un qualcosa simile all'organo, per avere uno strumento tra virgolette classico da inserire nel nostro arrangiamento. Questi strumenti però sono più adatti per determinati generi, difficile che tu senta un piano vero in un brano techno, anche se comunque non si può escludere. Se invece si vuole qualcosa di più elettronico, allora si può andare su un Moog o Prophet, synth di questo tipo, con tutte le varie emulazioni possibili. Al di là del suono però, cerchiamo di stabilire che cosa inseriamo nel nostro arrangiamento. Si può mettere per esempio un pad, un tappeto, oppure un pad che in base al filtro crea tensione e quindi non rimane semplicemente là sotto. Oppure dei violini alti, nella gamma più alta delle frequenze, violini o similari. È evidente che qualsiasi riferimento a strumenti veri, poi parlando di synth, può essere molto più reso elettronico, semplicemente in base al suono e alle regolazioni del suono. Oltre a degli strumenti per fare delle note, accordi, eccetera, ci sono anche poi tutta la gamma degli arpeggiatori per dare movimento, sia che si usino per creare qualcosa di retro, alla Moroder, tra virgolette, ma anche inseriti come effetti sonori in un arrangiamento più incalzante. C'è poi la gamma di suoni da inserire per riempire gli spazi con una sorta di effetti. E lì veramente c'è da sbizzarrirsi. Nel cercare il suono più adatto in questo caso, sono molte le regolazioni che possono intervenire, anche cambiando radicalmente quello che è il suono di base. Per esempio il cutoff, nel modo di utilizzare il filtro o accompagnato anche con la regolazione della risonanza, crea delle differenze notevoli all'interno dello stesso suono. Di conseguenza, oltre a scorrere i suoni, cerca di aggeggiare un po' anche a quelle che sono le regolazioni, perché da ogni singolo suono di base, da ogni singolo preset, possono venire fuori tante cose diverse che possono essere utili in maniera diversa al tuo arrangiamento. Non cercherai di metterne troppi in questa fase, ma magari quei due o tre cui poi puoi intervenire ti possono essere sufficienti per creare l'ossatura del tuo brano. Continueremo a parlare di synth in uno dei prossimi video, anche perché non ci sono solo i synth o tastiere o suoni di questo tipo che vanno a riempire la gamma alta di frequenze, ma ce ne sono anche altri di cui parleremo nel video successivo. Commenta pure qua sotto e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.